Capitolo 1. Nella provincia di Belluno, sulle pendici dei monti Sasso Bianco e Piz Zorlet, si trova San Tommaso a Gordino, un comune di 24 agglomerati, nei quali risiedono poco più di 600 persone. Lasciato il crocevia della statale di Fondo Valle, in pochi minuti si raggiungono le sue frazioni, inerpicate sulle montagne, i cui declivi, incontaminati, sono coperti da una flora tipicamente alpina di abeti e larici. Sì, dei muschi e licheni, ma no, qui li perdiamo. Proviamo un approccio più antropologico. Capitolo 1. Piazza Celat, il capoluogo. Alla nostra destra la chiesa principale, mentre alle nostre spalle il municipio. Di fronte l'imponente Monte Civetta. A Canacede un signore torna con il fieno sulle spalle. Qui si falciano ancora i prati, ma non è rimasto nessuno a coltivare la terra. Il lavoro è poco. Qualcuno trova impiego sul posto, alcuni nelle vicine cave di pietra e molti sono occupati a valle nelle fabbriche. La speranza è riposta nel turismo. No, ancora non ci siamo, non si addice a un documentario contemporaneo, no. Serve qualcosa di epico allora. Capitolo 1. Le origini si perdono nell'antichità più remota, quando signori della guerra lottavano per la supremazia. I colpi di martello risuonavano giorno e notte nella vallata, dove il ferro veniva battuto e ribattuto per forgiare le armi destinate agli eserciti di ogni terra conosciuta. Queste erano così celebri che quando un soldato rimaneva trafitto esclamava: «San Tommaso, pietà!» Ma no, dai, ma non si può mica credere a una cosa del genere, dai. Dai, facciamo i seri. Allora, capitolo 1. La bellezza sta dove non te l'aspetti, in una fontana corcheggiante. Tra i raggi del sole e nello sbocciare di un fiore, nell'avvicinare un animale selvaggio e nell'ascoltare il fruscio boschivo, abbandonando così, forse anche per un solo istante, il ridondante dell'esistenza. No, e lasciarsi toccare dalla placida grandezza della semplicità. Mi piace, ma no, no, è troppo lirico. Vediamo. Capitolo 1. Per capire San Tommaso non possiamo dividere il suo presente dal suo passato. Procediamo con ordine, allora partiamo dalla sua storia. Il centro di San Tommaso ha acquisito sempre maggiore importanza, soprattutto a partire dal Medioevo. Faceva parte del capitaniato di Agordo e della pieve di Agordo e costituiva una regola a sé. Le regole sono un'istituzione antica, era l'istituzione che governava il territorio prima dell'instaurazione dei comuni, si occupava della gestione dell'ambiente, i pascoli, i boschi, le strade, i ponti. E quant'altro servisse alla comunità, che veniva portata avanti insieme da tutti i capi famiglia. Ogni membro aveva su di sé non solo i diritti, ma anche gli oneri che competono il governo del territorio. Dopo l'avvento di Napoleone, quindi l'eliminazione sostanziale delle regole, la qualità della gestione del territorio è un po' andata calando, mentre con la regola ogni persona considerava i beni comuni come propri, l'avvento dei comuni ha un po' trasformato il governo del territorio in qualcosa che è visto un po' più distante. Ci sono stati dei periodi in cui la comunità ha goduto di una maggiore autonomia e dei periodi in cui invece è stata sottomessa a delle leggi che hanno purtroppo anche favorito l'emigrazione. Ecco quindi che si rende necessario soprattutto nel 1600, nel 1700, ma sicuramente anche prima, una emigrazione stagionale, in modo da poter far sopravvivere la famiglia trovando lavoro a Venezia, nel Tirolo, nelle altre valli più a nord verso le province tedesche. L'uomo andava via, ritornava magari a fine stagione, la donna magari nel frattempo aveva partorito magari un nuovo bambino, ne metteva un cantiere un altro e facevano quei pochi lavori che si potevano realizzare l'inverno, poi ripartiva e così funzionava, ecco.
Questa migrazione però è stata fondamentale per la cultura del posto perché ha permesso alla popolazione che emigrava di entrare in contatto, soprattutto a Venezia, con grandi pittori, grandi scultori, grandi artisti che vivevano nel 6 e nel 700 in questa grande metropoli europea. Con le offerte che potevano recuperare durante l'inverno dei cittadini, avevano l'opportunità di conoscere e di poter portare nel proprio paese opere d'arte principalmente, che erano un segno di devozione. Ed ecco che anche la chiesa di San Tommaso, ad esempio, si arricchisce di opere d'arte molto speciali, gli altari, le pale d'altare, l'organo di Gaetano Callido che produceva organi da un timbro davvero speciale. La situazione si è poi aggravata a fine 800 e quindi è iniziata un'emigrazione non più stagionale, ma un'emigrazione in cui famiglie intere partivano per cercare fortuna altrove. Un tipo di emigrazione molto diversa da quella che avevano conosciuto nei secoli precedenti, un'emigrazione che li portava verso il Brasile, l'America, da dove non avrebbero mai più fatto ritorno né loro né i loro figli. Io ho sempre sentito parlare mia madre di questo mondo, dell'emigrazione, la sofferenza, della lontananza da suo padre. Per cui lei ha scritto il libro, il romanzo Una vita, che parla appunto di emigrazione e è un romanzo attualissimo perché le lacerazioni di ieri sono le lacerazioni di oggi per chi emigra e per chi fa una vita di stenti. Questo dramma si intensifica con la Prima Guerra Mondiale e con la fine anche della Seconda Guerra Mondiale, invece che aprirsi un periodo prospero di ricostruzione e di sviluppo turistico, si aprì un'altra fase dell'emigrazione perché molte persone, non riuscendo a trovare impiego nel territorio, dovettero prendere nuovamente la valigia, soprattutto negli anni 60 e 70. Si prendeva la valigia e si andava in provincia di Bolzano, in provincia di Trento. Chi si firmava qua? E gli altri andavano in Svizzera, in Germania, in Francia. Ma tornavano sempre, perché si sta bene. L'attività principale di un tempo era l'agricoltura e l'allevamento. Queste davano la possibilità alle famiglie di sostenersi, quindi c'era un'economia di sussistenza e ogni famiglia produceva quello che necessitava per poter vivere. Quindi ogni famiglia aveva a disposizione alcuni pezzi di terra in cui lavorava dei campi o degli orti, oppure venivano curati dei prati, proprio perché il fieno prodotto potesse essere il nutrimento per il bestiame che ogni famiglia aveva. Qui dove adesso sono quasi solo boschi e un po' di prati, allora era tutto curato, veniva tagliata l'erba, il più piccolo ciuffo d'erba veniva curato, poi c'erano i campi di patate, si mangiava tanta polenta e patate. E una volta mi diceva mia nonna che coltivavano tutto qua, mettevano la segala, frumento, patate, tutto. Poi certi ci facevano anche il pane di segala. No. Io non mi ricordo, ma mi dicevano che lo facevano a casa, che avevano i forni. E avevano mulino, anche i mulini erano, ogni 2 o 3 frazioni c'era un mulino. Ce n'erano diversi mulini qua nel comune di San Tommaso, sarà 7-8 sicuro. E lì quasi tutti i giorni, ma tutto il giorno, girava attorno e la farina arrivava qua dentro.
della farina e tirava fuori la crusca, che è quella che aveva mangiato gli animali. Tutto quello che veniva dal territorio veniva utilizzato per il sostentamento. Per esempio tutti i filati. Mettevano tanta canapa, perché facevano tutto di canapa. Mio nonno faceva lenzuola, aveva il corno, l'asciugamani, lenzuola faceva. Ogni famiglia aveva capre, pecore e mucche, e il maiale. Praticamente chi viveva qua era autonomo. E quasi tutte le famiglie avevano la capra, come minimo. Le mucche le metteva in montagna e allora gli tenia la capra per il latte. Pensate che quando scoppiavano gli incendi, prima venivano ricostruite le stalle, poi il tabià e poi le case. Talmente era importante l'economia degli animali. Ovviamente questo tipo di agricoltura e di allevamento dipendeva molto dalla stagione climatica. Durante l'estate, in genere, gli animali venivano portati nei pascoli di alta montagna per l'alpeggio. Se noi andiamo sulle parti alte della nostra montagna, troviamo ancora le baite che servivano per mettere sia al riparo i nostri compaesani che andavano a tagliare l'erba e servivano praticamente a stoccare il fieno che veniva sfalciato fino in cima delle nostre montagne. Non mi raccontavano che comunque riuscivano con le dambre, che sono quelle scarpette in legno di cirmolo, riuscivano a salire fino in cima dove la roccia non permetteva all'erba di crescere. Grosso modo tutta la popolazione, o gran parte della popolazione, durante i mesi estivi viveva in alta montagna. Una volta stavano su anche un mese, mi ricordo io che avevo 7-8 anni, stavo in montagna anche 15-20 giorni. Stavamo qua su un mese, perché avevamo diverse bestie nella stalla. Mia madre, mio nonno, mio padre, poi... La Sasso Bianco, la Chile Pecolo e Piaia che andava su. Noi siamo da qua, verso Pizzoletta. Là sediamo su noi altri. E si andava giù, mai, noi bambini. Era la nonna che andava giù la domenica a messa e portava su un po' di pane. Perché pane non ce n'era mai. Si mangiava polenta a mezzogiorno, polenta la sera con un po' di latte e la mattina ancora polenta, si viveva di polenta e basta. Si divertiva da ragazzini con poco, sai, non c'avevi niente, mangiavi là e andavi in giro. Era così e là dove. Non erano tanti divertimenti. La sera era bello, ci si trovava tutti qua, c'era due paesi, Piaia e Pecola, erano qua. C'era sempre un gobbo con l'armonica, la sera ballavano. Siamo andati su fino al primi anni 60 e poi è stato abbandonato anche là, insomma. Mi sembra che era l'anno dell'alluvione, il 66, l'ultima volta che siamo venuti su a facciare i prati. Altri paesi non so, ma a San Tommaso si sta benissimo. Sì, si sta bene. Si sta bene. Tranquilli, non ci vuole tanto per andare a divertirci. È comodo perché in un attimo sei ad Agro, in un attimo sei ad Alli, in un attimo sei a Falcade. Che ci troviamo proprio nel cuore delle Dolomiti. In 5 minuti sono dove voglio e poi torno in un paese tranquillo che sicuramente al giorno d'oggi è importante per il turista. Un turista deve venire a San Tommaso perché ama la calma, la tranquillità, la pace. Un posto tranquillo con poca gente soprattutto. Per uno che vuole veramente riposare è un posto ideale. È appunto un bel posto da vivere, non c'è confusione. Si può rilassarsi, si può stare fuori senza
che ci sia un pericolo, diciamo, di macchine o di qualcosa che ti prenda sotto. Non abbiamo le zanzare, e questo, il caldo non si patisce più di tanto. Bella gente, gente tranquilla, gente onesta, serena. Umile, seria, brava, decisa sulle cose, persone meravigliose. Tutti vanno d'accordo, accolgono comunque anche i turisti molto volentieri. Li senti vicino, cosa che magari in una città o anche in paesini un po' più grandi non c'è questa cosa. Ci si aiuta proprio a vicenda. Ci si incontra, si fa due chiacchiere, la vita scorre lenta, tranquilla. Chi vive in città, quando viene a San Tommaso, entra in un mondo completamente differente. Non è il turismo di Cortina, il turismo di certi paesi, dove praticamente stare in città o stare lì praticamente è la stessa cosa. Questa è veramente la montagna, quella autentica, quella vera. L'ambiente è quasi totalmente incontaminato, non ci sono inquinamenti chimici, aziende che inquinano. Anche l'inquinamento dagli autoveicoli è scarso. Anche perché noi la strada principale ce l'abbiamo a fondo valle e quindi siamo un po' fuori dalla viabilità, diciamo, della Gordina, della statale Gordina. L'aria è buona, l'acqua è buona, c'è poca gente. Passare dalla pianura padana a qua, proprio l'ossigenazione, fantastica. Cioè, senti subito proprio la differenza, sì, dell'aria. Sì. Io ero quasi ubriaca. Sì, io vedo che sono tutti contenti i villeggianti che vengono qua. Non vedo nessuno che è scontento. Hanno piacere perché il paese offre la tranquillità che loro cercano, offre panorami strepitosi e straordinari. Ci vedono tutte le montagne intorno, quindi ne vale la pena sempre venirci. Guarda il Civetta, c'hai una vista meravigliosa e sei circondato da montagne stupende, una montagna di 3220 metri davanti, cosa vuoi di più, insomma? Bosco, le montagne, questo è che mi piace. Si è a contatto con una natura meravigliosa. È la bellezza rigogliosa della primavera e dell'estate, la bellezza dei boschi nell'autunno, i colori delle foglie che si cambiano. Quando c'è il faggio, i larici che diventano gialli, è così uno spettacolo, però dopo ogni stagione ha il suo fascino. È possibile avvistare molte specie di animali anche a stretto contatto con i paesi. Tantissimi cervi, specialmente la mattina e la sera. C'erano le mucche, adesso mucche non ce ne sono più, che pascolano nei prati qua limitrofi. Ci sono i cervi, però va bene lo stesso. Troviamo la volpe, magari abitudinaria, queste tutte le sere, che viene a trovare qualche famiglia per vedere di raccattare qualcosa da mangiare. Poi ci sono i mufloni, tantissimi, ci sono gli stambecchi. Poi ci sono tutti gli altri animali selvatici alpini, poi tutti i volatili. Un casino di specie di uccelli, di rapaci, di qualsiasi genere praticamente qua, o quasi insomma. Poi, come fiori, questo è un posto bellissimo, ce ne sono tantissime qualità, dalle stelle alpine su per il Sasso Bianco e tante altre, insomma, si può fare un libro con i fiori di qui. E poi ci sono funghi, puoi farti i giretti a trovare i funghi, porcini per esempio, gialletti, pinferli. È una zona ricca di funghi. L'interesse è sicuramente paesaggistico e poi anche storico, perché abbiamo dei fabbricati molto antichi, dei borghi molto interessanti. Molte sono frazioni ancora caratteristiche, si possono vedere tutti gli aspetti di un paese montano, quindi i fienili, le stalle, e esempi di questa architettura antica che sono il ricordo del passaggio delle generazioni in questo paese.
San Tommaso custodisce anche bellissimi esempi di affreschi murali del 1600, 1700, 1800 e degli esempi altrettanto interessanti di affreschi contemporanei. Passeggiando per le vie si riesce a giocare guardando e cercando sulle pareti delle case questi dipinti. Per il turista che è interessato alla cultura dei luoghi di montagna, alle tradizioni, San Tommaso e tutta la vallata Gordina offrono interessanti punti culturali. Ci sono le miniere di Valle Imperina, il castello di Andraz, il museo di Papa Luciani. Cultura, arte, natura, molti sono gli aspetti che possono essere vissuti e goduti in questo spettacolare ambiente. Non è un caso che il territorio sia protetto dalla Fondazione UNESCO. Per gli amanti dello sport è possibile praticare diverse attività sportive, trekking, nordic walking, le passeggiate in montagna. Da camminare ce n'è quanto ci vuole. Ci sono sicuramente dei percorsi bellissimi, infatti vengono persone da tutto il mondo per camminare qui. Io ho degli amici inglesi che sono stati dei girovaghi per una vita, alla fine hanno scelto di comprarsi una casa proprio qui in Agordino perché per loro è uno dei posti più belli per fare queste attività outdoor. Il nostro comune è lambito dall'Alta Via dei Pastori, un sentiero non particolarmente difficile, ideata da un nostro amico di Falcade, Beppi Pellegrinon. L'idea era di far passare questo sentiero attraverso le malghe e i rifugi che la Valle del Bois accoglie sul suo territorio. Si può poi salire da Oscan fino a Colmandro, una baita, un bivacco dai quali si può ammirare tutta la Valle del Cordevole. Da lì puoi stare lassù la sera. Per me è una cosa meravigliosa. Dopo c'è Cervenesco, anche è bello su di là. Dopo non parliamo di Ciamp, perché è anche bellissimo. C'è il rifugio Sasso Bianco, 2 ore di cammino. Ci sono circa 20 posti letto e poi ci sono le pasta asciutte o altri piatti tipo gnocchi con la zucca o polenta con pastin che faccio io, anche di cervo. Poi quando arrivi qua bisogna, per forza bisogna andare su perché sennò... Sì, noi abbiamo qui la nostra cima più alta che è il Sasso Bianco, poi abbiamo il Pizzorlet. 2 cime su 2004 più o meno e sono facili da arrivare, sono per tutti, insomma. Quando arriva sulla cima del Sasso Bianco, penso che vedute così non ne vedi tante, no. Dei percorsi possono essere effettuati in tutte le stagioni, sia d'estate e anche l'inverno con le ciaspole. L'inverno naturalmente offre la possibilità dello sci d'alpinismo, dello sci da fondo, dello sci da discesa. Abbiamo dei comprensori sciistici qui a pochi chilometri, fra i più grandi che ci sono nel superski. 5 chilometri arrivare ad Alleghe, 10 arrivare a Falcade e dopo ti muovi col comprensorio, ti puoi muovere in tutte le Dolomiti praticamente. C'è la possibilità per chi è preparato di fare anche arrampicate. Abbiamo delle bellissime strade silvopastorali dove con la mountain bike puoi percorrere i nostri boschi. C'è l'associazione pescatori per chi piace la pesca. È uno dei tratti più pescosi di tutto il bacino, quasi di più del lago di Alleghe. C'è la zipline, che consiste in 2 funi, parte dalla cima del paese a 1363 metri di quota e arriva a 1082. Praticamente su una carrucola attaccata a una corda a 160 metri d'altezza dal suolo e ti vieni giù a 60-70 orari, è eccezionale. Parte da Carvacelli e arriva a Celatla. Te parte lassù e arriva a Celatla, già stagionato come salame.
Chi viene da San Tommaso trova ancora un paese autentico, genuino, in cui il tempo è scandito anche dalla presenza di tradizioni che sono rimaste nel tempo e coinvolgono tutto il paese. Abbiamo una bella manifestazione a Natale dove rappresentano il Natale vivente con molti personaggi. All'Epifania ci sono i falò e sulle cime quelli che hanno passione vanno su a accendere i fuochi su tutte le cime dell'Agordino. E questa è anche una bellissima tradizione da venire a vedere. Mi ricordo che già da piccolo con i miei genitori non vedevi l'ora che arrivasse quella sera per poter accendere i fuochi. Poi la prima domenica di settembre c'è sempre la sagra paesana. Il giorno della vigilia della sagra è rimasta ancora oggi la tradizione del campanot. Alcuni ragazzi salgono sul campanile e suonano a tempo, a mano, le campane, facendo suonare tutto il paese praticamente. La sagra di San Tommaso è legata senza dubbio alle fortaie, ma comunque questo è conosciuto da sempre, anche quando ero io piccola, però adesso c'è anche un ritorno all'orzo e a prodotti agricoli che in questi anni erano stati dimenticati. La sagra di San Tommaso negli ultimi anni è stata collegata al recupero delle tradizioni e delle culture tipiche che venivano fatte qui fino a poco tempo fa. Ci sono diverse attività, dalla dimostrazione della raccolta delle patate e dell'orzo, poi tendone con i piatti tipici prodotti anche qui a San Tommaso. Se si guarda l'aspetto paesaggistico è meraviglioso, diciamo. Se si guarda però anche l'aspetto pratico, molte persone hanno i loro problemi, insomma. Qualche piccolo problema è legato un po' alla logistica un po' più disagiata rispetto ad altre realtà. Non è facile vivere tutto l'anno qui in montagna. Si fa fatica. Io sono in pensione e sto bene adesso, però... Molti, soprattutto quelli che abitano nelle frazioni più alte, hanno questo come problematica invernale, la neve, la difficoltà del doversi alzare presto la mattina per sgomberare magari la strada e poter partire per andare a lavorare. Qualche disagio c'è, ma... Diciamo che siamo abbastanza vaccinati su questa cosa qua, come montanari. È difficile che una strada d'inverno non venga aperta, quindi... Quando tengono le strade a posto, non dobbiamo lamentarsi. E se qualche volta succede qualche... bisogna avere pazienza, insomma. Dopo mancano certe cose. Anche per fare la spesa, queste cose qua, per gli anziani specialmente. E non ci abbiamo più servizi come una volta. Ogni frazione aveva il suo bar dove vendevano robe alimentari. Da qua a onde che c'era lì, era quattro bar aperti. E in altri li lascerei tutti. Quando ero piccolo c'erano diversi negozi di alimentari. C'era una sartoria, un negozio di elettrodomestici, una ferramenta. Cioè San Tommaso mancava solo la farmacia. Cioè era un paese proprio veramente vivo. Avevamo tutto, non serviva a spostarsi. Ultimamente è chiuso tutto, a parte la pizzeria in piazza, due bar, uno degli impianti sportivi e uno è il bar al Nives. Ci deve avere una vera. Manca la pulita e dopo siamo a posto. Ecco. Abbiamo a Mezzavalle il negozio di alimentari e se no per il resto bisogna scendere ancora più a valle. I pochi locali che c'erano stanno chiudendo tutti perché la popolazione è in grande calo e quindi è difficile che queste attività riescano a continuare. Hanno chiuso recentemente anche un alimentari qua da Oscan proprio perché non ci sono i numeri per farli andare avanti.
Allora dobbiamo andare a Cincinnati, per forza, a fare la spesa e a far prendere tutto. Chiaramente qui l'auto è indispensabile. Il problema è quando per gli anziani. Ci sono gli autobus, però non è sicuramente come in una città dove passa un autobus ogni 10 minuti. Comunque la corriera fa una certa tratta, ma chi vive nelle frazioni più alte non ha certe comodità. Basterebbe un pulmino che insomma porta la gente almeno fino a Agordo, o almeno fino a Cincinnati, ma non due volte al giorno, almeno 3-4 volte al giorno. Ci mancano i trasporti, la sanità, ad esempio, alcuni servizi fondamentali, e con sacrificio dobbiamo allontanarci dal nostro paese per raggiungere i luoghi dove ci danno questi servizi. Rimane chi ama la montagna, gli altri se ne vanno tutti e i giovani se ne vanno sempre di più. È un bel posto, però un po' scomodo, non c'è neanche tanto da fare. Forse per i giovani è un po' troppo tranquillo, per quello che cercano oggi i giovani non c'è tanto. Manca qualcosa appunto per attirare i giovani? Mancano un po' di attività extra, chiamiamole così, attrazioni. Mancano i cinema, mancano le discoteche, ci vorrebbero più iniziative sicuramente. E i giovani hanno ormai un'altra mentalità. Sono sempre alla ricerca adesso delle comodità, dei luoghi di ritrovo. Sicuramente i giovani hanno bisogno anche di locali, di antisportivi all'altezza, diciamo, cioè delle cose importanti, però qui mancano i numeri. Diciamo che la mancanza di queste attività è dovuta anche alla mancanza di giovani. Perché sono quasi tutti via. O per motivo di studio o per motivo di lavoro cercano altre sponde. E quando vogliono proseguire alle superiori, allora la distanza già si fa più difficile, ecco. O bisogna andare addirittura in Agordo, quando va bene. Oppure, come facevo io, si va a Belluno, partendo alle 6:20 del mattino e tornando alle 14:30. Fino alle superiori puoi andare a scuola qui, dopo se devi andare all'università devi per forza spostarti. Siamo abbastanza distanti dalle università e dai centri di studio, però con qualche sacrificio si riesce comunque a fare e da soddisfazione, insomma. L'università o vai a Trento o vai a Padova o vai in Friuli. Ti vanno via dalle 3 ore alle 5. Molti miei amici sono partiti non per trasferirsi in città più grandi, ma per trasferirsi proprio all'estero. Passano dalla montagna all'estero. Anche a me piacerebbe andare all'estero, nuove esperienze. Mi piacerebbe imparare cose nuove, vedere gente diversa. Anche andare all'estero, imparare nuove tecniche, nuove lingue, portarle qui. Esatto. Tanti magari stanno via e tanti tornano. Dipende le opportunità di lavoro che hanno dopo conclusi gli studi. Ci sono delle politiche che non permettono ai giovani di poter lavorare qui. Non è proprio che tutti vadano via, molti vivono qua, lavorano nelle fabbriche. Cioè si accontentano un po' del lavoro qui vicino, comodo, alla Lussottica magari, e poi... Il ragazzo finisce la scuola e si mette lì. Io dà tantissimo, perché da lavoro ho veramente guai se dovesse chiudere. Io e Del Vecchio l'ho conosciuto. È stato un grande, perché ci sono famiglie intere che lavorano alla Lussottica. Se chiudessero, non voglio pensare quello che succede. Da lavoro praticamente a tutta la vallata, quindi molti giovani hanno scelto di entrare lì. Questa azienda che ci sta sostenendo ormai da 50 anni ha anche un rovescio della medaglia. Invita un po' la pigrizia a tutti quanti, perché comunque offre un buon stile di vita, tantissimi servizi, ma da quell'altra parte è una gran concorrenza per tutte le persone che altrimenti si lancerebbero nel settore turistico. Hai trovato là un posto di lavoro che ti accontenti di quello, tra virgolette, però magari un imprenditore che mette su un'azienda agricola o apre qualcosa abbinato alla montagna non c'è di fatto. Questo è un po' paradossale, perché
del benessere economico che Luxottica garantisce alla popolazione dovrebbe invece fare il contrario, far sì che la gente abbia la possibilità di investire anche sul proprio territorio e quindi valorizzare tutto quello che nei paesi come il nostro c'è. Un'azienda secondo me importante, importantissima, ma bisogna trovare un'alternativa assieme a Luxottica e magari assolutamente prima di Luxottica. Anche perché Luxottica da sola non ha fermato lo spopolamento di questo territorio. Allora vuol dire che qualcosa, insomma, in qualche punto non torna. Sarebbe quindi fondamentale che la gente capisse questo problema e cambiasse la propria mentalità per darsi da fare per il proprio territorio e per il bene del proprio territorio e investire in esso, magari anche con piccole attività che potrebbero essere fatte insieme al lavoro in fabbrica. La stranezza di questo territorio è che, avendo questa importante risorsa, ci si aspetterebbe un ritorno del popolamento, uno sviluppo dei paesi, mentre sta accadendo esattamente il contrario. C'è una tendenza fortissima a lasciare questi paesi. E avendo le fabbriche a Agordo, la gente si avvicina là. Forse non per un fatto di disagio, ma forse proprio per un fatto che è ancora più comodo magari andare a vivere ad Agordo piuttosto che a Taibon. Però nessuno vuole stare a San Tommaso, invece vogliono tutti stare comodi. Perché sono più vicini al lavoro, alle scuole. Molte persone addirittura, mantenendo il posto di lavoro ad Agordo, vanno ad abitare in pianura. Questo è drammatico se confrontato con quello che succede nelle limitrofe valli di Fiemme, Fassa, Badia, Gardena, dove l'aumento demografico è costante e si può vedere dalle statistiche di anno in anno. Una grande problematica qui delle nostre terre, dei nostri luoghi, e proprio per questo sarebbe bello incentivare la crescita della popolazione, delle famiglie giovani soprattutto, è il calo di bambini. Molte famiglie sono andate via, per cui sì, pochi rimangono. Si accorge quasi anno per anno, perché ne muoiono tanti, ne nascono pochi. Mancano le nascite a San Tommaso, manca il ricambio. Quest'anno, per esempio, noi abbiamo avuto 2 battesimi e abbiamo avuto 10 di funerali. L'anno scorso, invece, avevamo avuto 9 battesimi e 18 funerali doppio, ecco, dei funerali. Quindi da questi semplici dati si capisce che si va calando, almeno 10 unità all'anno si va calando, insomma. Ecco. Sarebbe bello che la gente rimanesse qua invece che spostarsi. Bisogna trovare soprattutto quali potrebbero essere le motivazioni per i giovani per rimanerci e per vivere e per creare un'economia che permetta loro di vivere, perché altrimenti stiamo parlando di utopie. Se facciamo un paragone con il Vicino Trentino, è palese vedere come qui i giovani vadano via e invece lì siano molto più attaccati al loro territorio. C'è anche una politica scolastica probabilmente diversa, molto più attaccata alle culture locali e che le promuove. Negli ultimi anni si è cercato di investire sul territorio, sullo sviluppo del turismo. Cioè, stanno facendo abbastanza roba in confronto ad una volta. Speriamo, ecco, che serva per San Tommaso. Qualcosa si sta cercando di fare, tipo i percorsi mountain bike, che è stata costruita questa zipline. C'è il progetto di un bar nuovo che verrà spostato con sotto una spa, una piccola spa con idromassaggio, bagno turco, sauna. Vogliamo costruire un centro arrampicata sportiva. E questo sarebbe sicuramente un successo, perché in tutta la provincia di Belluno non c'è nessuna struttura di arrampicata e qui per il momento ci si accontenta solo dei muri domestici. Adesso c'è il progetto delle Dolomiti in miniatura, che vogliono fare queste piccole sculture fino alla forcella. È stata poi realizzata l'Arena 1082. È una struttura polifunzionale, quindi è adatta allo svolgimento di numerose attività sportive. Sì, è una cosa che mancava e che dà sicuramente valore a questo paese. Diciamo è un,
una chicca per questo comune, però... Va riempita la struttura, ecco, con nuove adesso iniziative. Può essere utile per tanta gente che sì, non solo di qua, ma anche che viene, che deve fare manifestazioni. Sarà un grande punto, un grande supporto ai giovani per la loro attività e anche durante tutto l'arco dell'anno. Qui a San Tommaso abbiamo una parte relativa al volontariato che è molto importante e che si è sempre data da fare, quindi sicuramente non rimarrà nel nulla, insomma, questa nuova struttura. A San Tommaso sono presenti numerose associazioni che si danno da fare svolgendo tutte le attività di manutenzione del territorio e anche attività sociali. Le associazioni sono importanti, io poi non so se questo può servire per sollevare dal punto di vista economico, per aiutare a far rimanere i giovani che, ripeto, sono molto pochi. È anche altrettanto vero che se la popolazione diminuisce e se la popolazione che comunque all'interno del paese non trova un momento di aggregazione, il paese, come tanti altri paesi dell'Agordino, diventa solo un posto in cui la gente va a dormire e non crea più paese. Quindi la nostra priorità in questo momento è mantenere il contatto, mantenere i rapporti tra le persone che, secondo me, in questo momento non ci sono. Per dare servizi al territorio, far sì che la gente rimanga volentieri a San Tommaso, tutte queste associazioni organizzano eventi che tengono legata la popolazione. In particolare la Proloco organizza mostre, concerti, eventi durante i periodi e le stagioni morte, che sono anche attività che richiamano il turismo. Vanno da attività ricreative con i bambini e con i ragazzi a delle manifestazioni a carattere culturale che possano accrescere la consapevolezza di quello che è il territorio, di quello che è la cultura della nostra gente e quello che è stato il San Tommaso di un tempo. Quello che mi ha colpito negli ultimi anni è che arrivano delle persone che a San Tommaso non erano mai state e vedo che, anche se di passaggio, le persone rimangono entusiaste del nostro paese. Siamo stati invitati a fare un concerto in questo bellissimo posto caratteristico. Bellissimo, bellissimo panorama, non ce l'aspettavamo, anche se noi abitiamo poco lontano alla fine dei conti. La Proloco offre durante i mesi estivi dei concerti, fatti o in piazza o nelle frazioni circostanti, anche su in alta montagna. E la musica in televille con una serie di concerti e di serate che valorizzano le caratteristiche di questi angoli suggestivi. Lo scopo è appunto far conoscere tutte le frazioni del nostro paese, le ville, ai turisti ma anche alla gente di San Tommaso e far ammirare i nostri luoghi, il nostro paese da un altro punto di vista, utilizzando appunto la musica. Cantiamo la montagna. Ci sono anche possibilità di sviluppo in questo territorio. Mi riferisco non soltanto alla possibilità futura di una ripresa della cura dei boschi, ma un'agricoltura specifica che possa portare dei prodotti che non si trovano oggi nel mercato perché sono legati a un tipo di produzione di paese, piccola, semplice, genuina. Prodotti di nicchia, un formaggio di nicchia come ce ne sono in Italia che vengono prodotti solo in 2-3 alpeggi. Ci sono molti spazi da questo punto di vista, specialmente perché il nostro territorio ormai è vergine e se vogliamo fare anche un'agricoltura biologica, questo territorio si presta proprio in maniera importante. Noi qua potremmo promuovere l'orzo, le patate, creare il baretto dove vai a mangiarti l'orzotto con le patate di San Tommaso, invece non ci sono queste cose, ci crediamo poco, le sottovalutiamo, invece valgono tanto come valgono le cose in Trentino. Lì, in qualsiasi posto arrivi, qualsiasi camminata fai, ti trovi il tuo bel ristorantino, il tuo bel baretto, la tua bella pasticceria che ti offre tutte queste cose che ai turisti piacciono.
tornare un po' indietro, avere qualche mucca, qualche maso, qualche pecora. Questo forse si potrebbe fare per ripopolare queste zone. L'unica strada percorribile sarebbe quella nei nostri paesi qua. Chi è più capace di falciare? Chi è che fa più, che lavora a notte? Che è tutto cambiato adesso, tutto non è più, si fa manuale come una volta con la falce. Una volta quando ho iniziato io non c'erano né falciatrici né trattori, né, era solo la falce e il rastrello e portare il fieno in testa, insomma. Adesso sarebbe più facile, le strade ce ne sono, i mezzi anche, sarebbe quasi un divertimento però. Non so quante persone al giorno d'oggi sono capaci o hanno la voglia di poter portare avanti un'attività agricola che possa mantenere una famiglia o quantomeno una persona. Ovviamente il paese di San Tommaso si trova in una posizione un po' scomoda per riuscire ad avere grandi guadagni dall'agricoltura. Sarebbe fondamentale una presenza di associazioni, di cooperative che riescano a far sì che anche una famiglia possa mantenere un proprio appezzamento di terreno e riuscire a trarre magari un piccolo guadagno solo per arrotondare. Ci sarebbe la possibilità così di aprire qualche azienda agricola, magari anche attraverso l'allevamento di capre piuttosto che di mucche, con la produzione dei vari formaggi o con l'orzo, la patata. Bisognerebbe riprendere quello che è stato inventato qui alla fine dell'Ottocento, le latterie sociali. Quella che esisteva qua era una latteria sociale, tutti conferivano il prodotto là e fino all'inizio degli anni 90 ho sempre avuto delle mucche in stalla e nonostante le fatiche, gli impegni di lavoro e famiglia, sono sempre riuscito a fare questo lavoro e per me era un divertimento, era una passione. C'erano dei costi, però dopo la burocrazia ha distrutto quel poco che esisteva da anni. Quelle latterie sociali purtroppo hanno dovuto chiudere. Le caratteristiche sociali del cooperativismo, di associazionismo, dovrebbero riuscire a creare una base di supporto a piccoli agricoltori. In questo modo tutto l'ambiente ne risentirebbe in maniera positiva, perché verrebbero recuperati i pascoli, i campi, l'ambiente sarebbe più curato, il turismo ne risentirebbe ancora in maniera positiva, perché un ambiente più curato attira molto di più i turisti, quindi si instaurerebbe una spirale positiva che dà sviluppo a tutto il paese e a tutta la vallata. Questo viene fatto nelle valli vicine, come le valli del Trentino. A Livinallongo ci sono delle attività che funzionano probabilmente, ma là è già un'altra cultura. Secondo me ci vorrebbe incentivi da parte delle istituzioni, aiutare un po' di più chi lavora in montagna, poi ci vorrebbe anche la passione e la volontà di chi si prodiga per fare questo lavoro. Le Dolomiti possono dare molto turismo a livello internazionale se viene tenuta anche l'agricoltura. Se non viene tenuta l'agricoltura, il paesaggio perde tutta la gente che ci vive e ci perdono poi anche in seguito la regione e anche a livello nazionale. I prati vengono falciati sempre meno, avanza il bosco e lì spariscono animali, fiori, sparisce tutto se il bosco avanza. L'umidità che porta. Dicevano una volta l'ossigeno degli alberi fa bene, capisco, però quello che è troppo è troppo. Cioè fa bene fino a un certo punto il bosco. Per fortuna da noi c'è ancora la tradizione di fare la legna, e altrimenti non ci sarebbero più prati, tanto bosco. Un'opportunità economica per le famiglie è sicuramente il turismo, visto il territorio magnifico che abbiamo. Io dico sempre che il turismo è un grande cappello sotto al quale ci stanno moltissime attività, dalla cura del territorio, dall'artigianato e dagli operatori proprio turistici del settore. Le cose che si potrebbero fare sono incrementare l'escursionismo, per esempio, che in parte si sta facendo
attraverso dei percorsi tutti ben segnalati, tutti ben catalogati o anche di interesse storico, paesaggistico. Sicuramente se ci fossero più guide alpine in zona ci sarebbe già un'attività di promozione maggiore di tutti i nostri percorsi di trekking, di tutte le attività sportive che ci possono fare. Ci sarebbe una manutenzione maggiore dei percorsi perché loro lavorano su quello, però ci sono poche persone da qui che hanno fatto il corso guida alpina. Una soluzione potrebbe essere quella comunque di supportare questo mestiere anche a livello scolastico. Pensa che in Trentino c'è una scuola secondaria della montagna in cui gli alunni iscritti, frequentando, acquisiscono già dei crediti per poter accedere al corso guida alpine, perché non è che uno si sveglia la mattina a fare il corso guida alpine, è necessario un curriculum ben fornito e anche comunque delle competenze già prima di affrontare il corso. L'ho pensato anch'io magari di fare qualcheduno, magari una guida turistica, sia del territorio, ma anche da portarli magari in quota per far vedere questi animali. Sì, potrebbe essere un richiamo turistico, anche se sempre che una persona sia interessata a vedere gli animali, non sia interessata alla caccia fotografica, senz'altro si potrebbe fare. Fare campagne fotografici e cercare di portare la gente come fanno nei paesi del nord, da qualsiasi parte ormai è diventato un business adesso che portano in giro i fotografi a fotografare. È abbastanza facile, insomma, io ho portato qua anche dei fotografi a fare delle foto, sono venuti dall'Alto Adige a fotografare qua le nostre bestie, con la questione degli animali che sono abbastanza comodi qua a filmare, insomma. Un possibile investimento per il territorio sarebbe un percorso culturale che mostra ai turisti, ma anche alla gente del posto, le bellezze di questo territorio. Ci sarebbe la possibilità appunto di creare un percorso tematico andando a toccare quello che erano le attività economiche di un tempo, dal mulino alle segherie, alle calchere dove venivano cotte le pietre di calcareo per fare la calce. C'erano molte carbonaie, per esempio, e quindi ripristinare un po' questi siti. E quindi un percorso che parte dal fondovalle, da Voscan, sale lungo il torrente per poi passare alle frazioni antiche con i Tabià. E all'interno di queste strutture potrebbe essere interessante l'idea di un museo, quindi diffuso sul territorio. Prendere ad esempio un Tabià e arredarlo di tutto quello che c'era, tutti gli strumenti che venivano utilizzati, e creare delle visite guidate attraverso quelli che potrebbero essere i punti e i luoghi più significativi del paese. In questo modo si riuscirebbe sia a dare un impulso al turismo, perché la gente è interessata al come era il vivere di un tempo, sia anche al recupero di tutte le case antiche del nostro patrimonio in generale, di tradizioni, di cultura che andrebbe perso, e in questo modo si potrebbe invece conservare e farlo fruttare in qualche modo. Sono ancora molti i tabiai, molte le case antiche che conservano quasi inalterate queste cose e attendono di essere aperte anche al pubblico o tenute in considerazione. Per esempio, una delle case più antiche del paese di San Tommaso è il Vaticano. Fino agli inizi del Novecento era proprio come uno dei condomini che si vedono nelle città, cioè in alto abitavano le famiglie, piani inferiori c'erano le botteghe dei commercianti, c'era un'osteria, c'era il forno comune in cui la gente faceva il pane, e poi c'erano botteghe, falegnamerie o botteghe di fabbri. All'interno del Vaticano sarebbe interessante ricostruire un museo per far vedere alla gente com'era la vita di un tempo e come erano fatte le abitazioni e quali erano i mestieri di un tempo. Mi vengono in mente degli esempi molto belli e molto incisivi che ho visto in varie parti del nord Europa. Un esempio a noi molto vicino è Kramsach in Austria, dove sono stati ricostruiti tutte le tipologie di costruzioni del Tirolo e all'interno conservano tutti gli strumenti utilizzati per l'agricoltura, eccetera. Ci sono già persone che l'hanno fatto, per esempio a Canacede è stata praticamente allestita una sorta di casa museo che dà una fotografia di com'era il suo paese un tempo. Qui abbiamo lasciato il pavimento come era originario, con le pietre,
E poi alle pareti abbiamo appeso gli attrezzi di lavoro che ho raccolto in tutti questi anni, un po' erano nella casa, un po' li raccoglievo già dalla casa di mia nonna, un po' me li hanno regalati anche gli abitanti di qua che conoscono la mia passione e un po' li ho portati, insomma, trovati anche ai mercati, così. Viene parecchia gente a vederla perché ormai si passano un po' parola, allora o gente che ha la casa qua e riceve amici, li manda qui a vedere, oppure gente che passa e viene tanta gente a visitarla. A me fa piacere. Forse il problema più grande per San Tommaso è proprio di non avere strutture ricettive. Ecco, questo penso che manchi a questo comune. C'è una fitta camera da Voscan e un albergo che però comunque è già nel comune di Alleghe. C'era l'albergo ex Bella Vista, ora è chiuso da anni. Una posizione come Celat, proprio di fronte al Civetta, no, sarebbe ideale avere alcune camere. Si potrebbe riaprire l'albergo, ma non è facile il giorno d'oggi mettere su un albergo, una pensione. Non è facile. Ci vorrebbe magari una struttura, come dire, c'è l'albergo diffuso. L'albergo diffuso è un progetto che funziona se la gente ci crede. Ci vuole comunque al di sopra un coordinamento che non è facile avere. Ci vorrebbe una struttura centrale, un bel ristorante, un albergo, qualche stanza già di sicuro e poi attorno costruire questo sistema di albergo diffuso. L'idea è una buona idea perché comunque porti gente su, le ospiti nelle case. Secondo me non sarebbe una brutta idea, così la gente potrebbe investire un po' di soldi e potrebbe provare a fare turismo. Ti danno anche i soldi per mettere a posto la casa, basta che affitti. Noi stiamo portando avanti un progetto di ospitalità diffusa, è altro che la possibilità di qualsiasi cittadino di mettere a disposizione un appartamento o delle camere dotate di minimi servizi igienici per accogliere il turista. C'è anche la possibilità attraverso un finanziamento del comune di poter ristrutturare, sostituire magari mobili, porcellane, accessori. L'albergo diffuso gioverebbe anche per la ripresa delle abitazioni in generale, delle abitazioni antiche che magari sono ora disabitate e subiscono un certo degrado, mentre riuscire a ripristinarle, ristrutturarle, magari ristrutturarle con canoni architettonici che riprendono le architetture antiche sarebbe un vantaggio per il paese. Sarebbe bellissimo se ci fossero più persone che ci mettono quel pizzico di follia per non voler perdere questi che sono il patrimonio, la nostra memoria, la memoria di chi vive questo territorio. Lasciare andare strutture di questo tipo credo sia un peccato, per cui è necessario che qualcuno se ne faccia carico proprio per il territorio, insomma, per una questione di bene comune, insomma. Perché altrimenti dopo c'è anche un appiattimento estetico che fa perdere di vista che cos'è questo territorio. Secondo me San Tommaso ha delle speranze per il futuro e ce le ha se la gente riuscirà a capire che questo paese è davvero splendido ed offre delle possibilità, delle opportunità di sviluppo, anche economico. Visto lo spopolamento, molta gente potrebbe venire anche da fuori ad abitare San Tommaso, per esempio gente che è stufa delle città e vuole venire a vivere in un ambiente incontaminato e nella tranquillità, oppure anche gli eredi di chi se n'è andato nel passato, i figli, i nipoti, potrebbero ritornare e creare un legame con loro forse sarebbe una via futura di sviluppo. Qualsiasi persona, qualsiasi famiglia che vuole arrivare in queste zone, che non sia autoctona, è ben accettata,
Certo, si deve adeguare un po' alla vita di questo territorio, fare dei sacrifici, ma sicuramente potrà avere anche dei buoni risultati e delle soddisfazioni. E in questo è bello dare un invito, mandare un invito a venire qui a riempire nuovamente questi paesi che hanno bisogno soprattutto di bambini, hanno bisogno di giovani, hanno bisogno di vita. Una speranza c'è sempre. Non stiamo parlando di un paese che è fuori dal mondo. È fuori dal mondo, però è anche vicino, quindi non vedo perché non possa rinascere o comunque non possa svilupparsi ulteriormente. Io vorrei fermarmi a San Tommaso perché sono convinto che questo posto sia davvero magnifico, la qualità della vita è ottima. C'è la pace, c'è la bellezza che si vede, gli animali che si vedono la sera, poi ste luci, tutto è meraviglioso. Cioè io lo chiamo piccolo paradiso terrestre, perché è proprio bello qua. E sto proprio bene. La bellezza dei nostri posti bisogna vederla, bisogna sentirla nel cuore. Questo è il bello dei nostri paesi qua, amare i nostri paesi. La bellezza di venire qua in mezzo a questi montagne, ma guarda che sol, ma guarda che roba, guarda che colori. Lei tutto, lei un arcobaleno di colori, lei un'armonia che ti tocca dentro, che lavora dentro di te, che ti cambia. Stare qui ti cambia, ma ti cambia in meglio. Ah, è bello vivere in montagna. Grazie a Dio te ne sono grato, vivo i miei giorni felici in grande quiete ed in tranquillità. Canto felice tutto il giorno finché il sole dipinge il tramonto e le mucche che tornano con me mi fanno capire che la pace è con me. La pace che ogni dì puoi trovare soltanto qui su Imalga insieme a me. Il tuo cuore potrà gioire, puoi cantare se hai piacere, sono il Malghere e sono che si è coio, ma mi me basta e se mi me paro se descheino che ne vivendi il succio l'intrator con il bello te fanno semo. Se descheino che ne